Benvenuti in questo nuovo video, quest'oggi torniamo a chiacchierare insieme e come avete visto dal titolo facciamo una cosa molto carina che vi invito fin da subito a fare anche voi, perché secondo me può essere figo sia andare a reactare al nostro video tra un anno, sia che voi stessi prendete magari un foglio e scrivete le cose che vorreste ottenere in un anno da adesso e andate a rivederlo appunto tra un anno per vedere se ci siete riusciti. Quindi stavo per dire la data di oggi, però non so che quando uscirà il video, tipo il 27 ottobre, non lo so quando esce questo video, sto sparando totalmente a caso. Allora, comunque il 20, giusto, 20 settembre 2023, però non ha molto senso. Vabbè, circa un anno, fai settembre 2024. Una roba del genere, comunque qual è il senso? Praticamente facciamo un video dove diciamo le cose che vorremmo ottenere da qui ad un anno, per poi vedere tra un anno se ci siamo riusciti, se ci siamo andati vicini, se ci siamo schiantati su un palo, se siamo morti e quindi in realtà è ancora più bello e triste come video. Pensa che è bello questo video, no, se sei dai. Morto. Parla e, per te. E la gente dice wow! Ma chi dice wow? Ma che scienza stai? No, però sarebbe... funzionerebbe meglio come video in quel caso. A parte tutto... Vabbè, potrebbe succedere quindi, di tutto. Secondo me è una cosa carina e a parte gli scherzi, in realtà adesso sembra una cosa stupida, ma ha tante cose utili. In primis, chiarirti quello che vorresti ottenere. In secondo luogo, visualizzare quello che vorresti ottenere, perché potrebbe essere, cosa ne so, migliorare la forma fisica, oppure riuscire a studiare determinate cose, quindi imparare determinate cose, oppure iniziare una carriera lavorativa. Possono essere tante cose, però quando noi visualizziamo col cervello una cosa, la stiamo iniziando a creare. In un libro che abbiamo letto ormai un bel po' di tempo fa, infatti non mi ricordo quale nello specifico, c'è un esempio che era molto bello che diceva: un architetto prima pensa al palazzo e poi viene costruito. Non si potrebbe mai costruire un palazzo prima di pensarlo. Mi pare che fosse L'Etica dell'Eccellenza. Potrebbe essere. O I Nuovi Condottieri, uno di questi due. Comunque è un concetto che secondo me esprime perfettamente e ci dimentichiamo quanto è importante fare questo lavoro mentalmente, perché quando non vediamo la strada, non vediamo il modo col quale raggiungere il nostro obiettivo, è mille volte più difficile riuscire a portarlo a termine, diventa veramente solo un sogno. Quando invece iniziamo a pensare ok, voglio arrivare qui e per arrivare qui però devo fare questo, a quel punto diventa sì comunque un casino. Però vedete qual è la strada da fare. Lo vedi più realizzabile. Diciamo che secondo me è poi anche un esercizio più utilissimo concreto quando arrivano le difficoltà, in quel senso. Perché quando arrivano le difficoltà è proprio lì che ti viene da mollare. E invece se tu hai bene in mente quello che vuoi raggiungere, gli step che devi percorrere, è più facile poi dire ok, vado comunque anche se ho questo secondo problema. Me in realtà ancora di più iniziare. Perché sì, finché dico, cosa ne so, facciamo un esempio stupido, vorrei diventare un calciatore. Ok, quindi come lavoro voglio fare il calciatore. Finché lo dico e basta, non mi viene nemmeno da iniziare. Cioè posso dire ok, gioca a calcio, va bene, certo, scontato. Però il dire magari faccio un determinato tipo di dieta, oltre al calcio vado anche in palestra per migliorare la mia forma fisica, mi alleno su questi miei punti deboli, decido in che ruolo giocare in base a quello che so già fare per capire cosa posso fare meglio, inizio a installare un rapporto con il coach per farmi spiegare ancora di più cosa posso fare, eccetera eccetera. Ecco, vedete, se voi iniziate a mettere questi punti, iniziate ad avere dei micro obiettivi che vi portano al macro obiettivo e diventa più facile. E quindi questo è un po' il concetto, quindi facciamo questo esercizio noi. Non ho detto nulla a Fede, esatto, in modo che improvvisiamo. E quindi così, su due piedi... Io allora ragazzi, ve lo dico di improvvisare, No, non volevo dire quello. Vai, in realtà. Okay. Io ho tantissimi problemi a visualizzare i miei obiettivi futuri. È una cosa che sto cercando di fare da quando sto intraprendendo questo percorso di formazione, perché so quanto è importante, faccio una difficoltà immane. Tu no, tu hai molta più semplicità nel pensare le cose. Io ogni volta che penso a un obiettivo li vedo sempre irrealizzabili, perché in realtà non me li immagino del tutto. Quindi improvvisare poi così non sarà semplice, perché di solito per visualizzare ci devo pensare tanto. Quindi voglio anche dirvi, se non ci riuscite subito è normalissimo, non tutti hanno la capacità di visualizzare immediatamente, quindi nel caso prendetevi il tempo che vi serve. Sì, ma iniziate da scrivere semplicemente le cose, esatto, che vorreste tra un anno, qualunque cosa sia, una bella listettina e scrivete le cose. Anche poi se magari avete iniziate difficoltà, a pensare, esatto, a come arrivare a quelle cose che avete scritto. Sono due passaggi differenti. Il primo è buttare le cose che vorreste in un anno. Il secondo è come cavolo arrivarci. Secondo me sono due lavori differenti. Allora, le cose principali che vorrei tra un anno sono sicuramente casa stabile. Infatti stavo per dirti essermi sistemata in una casa stabile, sì, perché ragazzi questa situazione mi sta logorando. Comunque sia, sto sopportando, ma
è un po' pesante, un po' ti prende all'anima letteralmente, quindi spero tra un anno di essermi stabilizzata in un posto che mi piace, in una casa che di nuovo posso sentire mia, in cui posso stare tranquilla, che quello ovviamente è la prima parte fondamentale, quindi spero sì, di a me riuscirci. Cosa fanno questi video? Mi viene da pensare che proprio perché lo stiamo dicendo, tra un anno siamo sotto un ponte. Esatto. Te lo fa? Sì. È incredibile. Ma io per quello, è per quello mi sa di tipo autoportarti sfiga, capito? E invece in realtà un esercizio che dicono tanto nei libri di formazione è di dichiarare quello che vorresti. Perché quando lo dichiari anche alle altre persone ti senti più responsabile, quindi più invogliato a farle, perché comunque l'hai detto, capito? Sì. Quindi è per quello che io tendo sempre a dichiarare le cose. Quindi, numero uno, stabilizzarci con la casa. Quindi se tra un anno guarderemo questo video e saremo sotto un ponte, sarà una reaction molto divertente. Numero due, secondo me, completamente a che fare con Roblox. Sì. Quindi non vi dico che è diventato full un lavoro in un anno, perché trovo un po' difficile che succeda. Beh, perché comunque un anno è poco tempo quando stai sviluppando giochi. Pensate che quando... il primo gioco lo stiamo sviluppando in 8 mesi. Esatto, ma anche quando devi mettere in piedi un'intera azienda, un intero team. Sì. Quello secondo me è l'ostacolo maggiore che si incontra all'inizio. Sì. Perché una volta che hai il team che funziona, puoi anche produrre più giochi, quindi avere più possibilità di renderlo un vero e proprio lavoro. Invece quando non hai il team hai tutte le difficoltà del mondo, perché devi cercare, ma poi, scoutare. Una cosa che vi voglio dire, che secondo me è importante, riflettete su quello che dipende da voi e non quello che dipende dagli altri. Quindi se io vi dico tipo, penso, pubblicare 4-5 giochi, dipende da me, ok? Se invece vi dico aver successo con un gioco, non dipende da me, perché io posso fare il gioco più bello del mondo, ma la gente potrebbe non scoprirlo, oppure potrebbe comunque non apprezzarlo, perché magari è il gioco più bello del mondo per me, ma non per qualcun altro. Quindi non mettete mai, diciamo, i vostri obiettivi su qualcosa che non è nel vostro controllo. Voi limitatevi a fare il meglio possibile su quello su cui avete il controllo. Poi il mondo vi darà o non vi darà, e se non vi darà sarà una lezione imparata per capire come cambiare per fare in modo di ottenere quei risultati. Quindi secondo me tra un anno io posso dire che vorrei avere il progetto di Roblox ben avviato, quindi con un team, un tot di persone che sei sicuro esatto che riesco. Però a io metterei un numero di giochi pubblicati anche. E direi tra il 4 e il 5, non l'ho sparato totalmente a caso, perché comunque bene o male tra un mesetto dovremo uscire col primo, e di conseguenza pensare di farne altri 4 in un anno, avendo ottenuto esperienza, avendo capito dove trovare le persone, eccetera, eccetera, lo trovo fattibile. Quindi diciamo avere il team consolidato e aver pubblicato circa 4-5. Esatto, secondo me sono d'accordo, è lo stesso che pensavo. E anche qui penso, che bello se tra un anno abbiamo mollato Roblox. Però... ma anche quello fa parte del percorso, sì. Steph, anche se una cosa poi fallisce. Cioè io comunque lo dico sempre, preferisco provarci piuttosto che non averci mai provato, anche se fallirò 2000 volte, perché comunque da quel fallimento puoi sempre imparare qualcosa. È impossibile ottenere qualcosa senza fallire. Voglio proprio sdoganare questo pensiero. No, ma poi devo dire che su altri progetti sapevo e so che magari se ci sono determinate difficoltà tenderò a mollare. Sì. Su questo la sensazione è che continuerò a sbatterci la testa così fino a quando non funzionerà. E anche ora stiamo avendo... come abbiamo fatto su YouTube. Ma anche ora stiamo avendo 2000 problemi. Vabbè, cioè ragazzi, ovvio, la mappa ci sta mettendo tanto, perché giustamente ci sono 3000 ostacoli da superare, ma non per questo ci stiamo fermando. Quindi, casa stabile, Roblox 4-5 giochi e team consolidato che appunto funziona per sviluppare giochi. A priori dei risultati che otterranno appunto questa cosa. Terzo posto, io forse metterei YouTube. E al quarto posto metterei il riuscire ad iniziare ad incontrare certi tipi di persone. Però contestualizziamo, ti piace? Io ne volevo aggiungere anche un altro, però l'aggiungiamo dopo. Dai. Ok. Sennò divaghiamo troppo. Allora, terzo posto YouTube. Su YouTube in un anno da adesso mi piacerebbe riuscire a sempre di più essere esattamente quello che siamo, facendolo funzionare. Cioè questo video, se fa 15-20.000 views in questo momento... penso, ok, ci sta, perché almeno so cosa sto comunicando a voi che state guardando questo video, ma allo stesso tempo vorrei riuscire a far funzionare questa cosa e farla arrivare ancora più persone. E quindi in un anno spero che queste cose su TPFR funzionino di più, ma che anche 2Players e TPOC diventino più rappresentativi di quello che siamo, di quello che ci piace, di quello che non ci piace e così via. E quindi... costantemente migliorare, diciamo, sotto questo punto di vista sui canali YouTube. Da poco abbiamo scritto le promesse che ci impegniamo a mantenere di tutti e tre i canali. Esatto. Magari un giorno ne parliamo, perché adesso sarebbe lungo da raccontare, però è carino, ci siamo proprio impegnati a mantenere proprio delle promesse che facciamo verso di voi, ma anche verso di noi,
di come vogliamo rendere i nostri canali. Quindi esatto, spero che tra un anno ci saranno molti più tasselli messi in quella direzione. E quindi questo è un po' il nostro obiettivo su YouTube. È cambiato tanto dal periodo in cui cercavamo semplicemente di fare più, visualizzazioni possibili, facendo comunque dei bei contenuti. Siamo cambiati tanto, è cambiata anche tanto la piattaforma, questo è l'obiettivo attuale. E quindi YouTube è questo. E in mezzo io spero che faremo un cavolo di podcast, perché l'ho sempre voluto fare, non sono mai sbatta di farlo partire, poi c'è stato tutto il casino, appunto, discorso casa, però spero che faremo un podcast caruccio nostro, perché mi piacerebbe fare delle belle chiacchierate, di quelle super noiose per tanti, ma belle profonde per altri, che fanno riflettere un sacco. Viva la noia! E poi, numero 4, avevo detto, trovare persone interessanti, che un po' si collega al podcast, però diciamo che un'altra cosa che ci siamo ritrovati ad ottenere come risultato delle nostre azioni negli anni e aver conosciuto poche persone che condividono con noi determinati valori. Uno in primis è ambizione, non abbiamo mai trovato nessuno che neanche la metà della nostra ambizione. La nostra ce l'ha detto anche la mental coach, che la nostra è troppo, perché poi rischi che quel tipo di ambizione troppo esagerata che ti fa schiantare. Quindi stiamo cercando di equilibrarci lì, ma noi abbiamo davvero un'ambizione. Per niente, non ci stiamo cercando di equilibrare. Non mentire, non mentire. No, io ci sto provando. Oh, perché poi l'ambizione brutta ti fa schiantare, Steph. Sì, però, comunque sì, entrambi siamo molto ambiziosi, puntiamo sempre tanto in alto. Penso che si noti anche dei discorsi che facciamo, quindi poi è difficile trovare persone che un po' sono disposte al sacrificio o a tutto quello che devi fare per cercare di raggiungere determinati obiettivi. E diciamo che ogni tanto magari quando vedi un video e vedi delle persone che ragionano come te, che la pensano come te, però magari hanno 500 milioni di euro e sono 500 milioni di distanza da te in un certo modo, perché comunque non è che i rapporti umani si basano solo su quanto guadagni, certo. Però capite bene che non è che incontri tutti i giorni magari il CEO di un'azienda che fattura quei soldi e dici oh salve, buongiorno, chiacchieriamo. E quindi molte volte il miglior modo per raggiungere certe persone è continuare a scalare un po' a livello sociale, a livello anche di risultati, la società, per avere più possibilità di essere in punti specifici in cui incontrare le persone. Esempio stupido: nel momento in cui magari guadagni un tot di soldi e inizi ad investire magari i tuoi soldi con determinati tipi di banche che organizzano determinati tipi di eventi dove incontri determinati tipi di persone. Esatto, tutto un ciclo così. Diciamo che in questo momento della nostra vita certi tipi di persone che vorremmo attorno non siamo stati in grado di incontrarli, e quindi spero che tra un anno da adesso saremo riusciti a incontrare le persone che in questo sono più simili a noi, perché è una cosa che secondo me ci manca. Sì, ci manca quello. Prego, e quinto? Ah, dobbiamo già dire il quinto. Io sì, sicuramente una cosa che voglio fare è sistemarmi a livello di dieta, come lo posso dire? Quindi mangiare in modo più salutare? Ragazzi, poi mi spiego meglio. Il mio obiettivo non è fare una dieta per dimagrire o altro. Il mio obiettivo è fare una dieta che mi permette di vivere in modo sano. Ma aiuto, ma se vuoi mettere anche tutti questi diventano 45. Va bene, vabbè, vai. Vabbè, però è una cosa che vorrei cercare di sistemare da qui al prossimo anno. E quindi non è tanto per l'obiettivo di avere il fisico super scolpito, ma semplicemente uno stile di vita sano, quindi finire di concludere quello che sto facendo in questo periodo, ma comunque mi mancano ancora dei tasselli per definirmi una persona che mangia davvero bene, anche per poi invecchiare bene nel futuro, perché comunque è tanto importante tenere anche una dieta sana se poi vuoi invecchiare anche al meglio possibile. Ovviamente si parla di quando avrai 60-70 anni, tra tanto tanto tempo, però giustamente ha senso pensarci anche ora. Era il 5? Sì, sì. Allora aggiungo il 6 e il 7. Vabbè, tu non vuoi sistemare la dieta? Sì, sì, no, comunque condivido, però... Io tra un anno comunque vorrei aver fatto ancora dei passi avanti e anche reso un po' più costante l'esercizio fisico, che già faccio. Io faccio dei workout a casa, ragazzi, perché preferisco così, però ogni tanto non ne ho voglia e salto, perché sono pigra e non ho mai voglia di fare gli esercizi, quindi vorrei renderli più costanti e più anche, come si dice, costanti nel tempo. Perché a volte faccio un mese che faccio perfetto, poi un po' mollo, quindi... Ah, è più costante in generale. Insomma, pensare alla mia salute un po' di più, ecco, generalizzandolo è questo, quindi essere una persona un po' più disciplinata per quanto riguarda la mia salute fisica, mentale, eccetera. Allora, 6 e 7 rapidamente. Numero 6, rafforzarmi mentalmente, mi viene da dire Goggins perché è il libro migliore che ho letto sotto quel punto di vista, però voglio avere la forza mentale di sopportare quello che c'è bisogno di sopportare per costruire quello che vorrei costruire nel mondo, perché sì, assolutamente, quello che vorremmo costruire nel mondo con la nostra ambizione è letteralmente cambiare il mondo in un modo in cui noi lo preferiamo, per le persone che come noi preferiscono questo cambiamento, non perché per non tutti. Sarà ovviamente per tutti. E per farlo però devi farti passare dei tram sopra la testa tutto il tempo, perché quando provi a cambiare qualcosa tanta gente ti va contro,
ti arrivano tante difficoltà, tante cose sono qualcosa di nuovo che nessuno ha mai provato a fare e quindi è tanto difficile. E di conseguenza so che se voglio fare tutto quello che il mio cervello desidera, devo raggiungere una forza mentale che oggi non ho e che spero di ottenere da qui ad un anno. Assolutamente. E ci stiamo lavorando. Il libro di Goggins comunque ci riusciremo. È fantastico. Top 3 libri mai letti fino ad ora in ambito se di... Se potete leggetelo perché ne vale la pena. È veramente figata. Non va preso in un certo modo, vero che è un alieno, ma magari ne parliamo in un video a parte. E ultimo, quindi il punto numero 7, invece, riuscire pian piano a capire come costruire una community. Cioè, il nostro problema è che appunto essendo ambiziosi ed essendo che ci piace anche tanto lavorare sodo per costruire quello che vorremmo, tendiamo ad andare così. Sì. Ci spacchiamo gli obiettivi. Non so se ve ne rendete conto, quindi, ma noi siamo proprio in questo momento project management, marketing, gestione di azienda, game design, marketing veramente a palo in una maniera indecente. Comunque tante cose, quindi ci chiudiamo su di noi, lavoriamo su di noi, studiamo, miglioriamo tantissimo tutto il tempo. E questa cosa però porta ad isolarti, perché tu lavori su te stesso, sul migliorarti, su imparare nuove cose, ma in questo modo ti focalizzi su di te e allontani tutto il resto, che siano appunto le persone che lavorano con noi in azienda, che siano comunque una, diciamo, community. Ecco, mi piacerebbe pian piano trovare il modo di far coesistere questo mio voler migliorare personalmente, che non voglio abbandonare, mi piace e voglio continuare a diventare una persona sempre migliore, ma dall'altra parte vorrei diventare più una sorta di bussola, di faro per altre persone che magari non sono arrivate ad avere le nostre competenze, la nostra forza, ma che vogliono far parte di qualcosa ed essere un po' la bussola, il faro che li guida e che li porta assieme a noi in questa cosa che stiamo costruendo. Sì. Per le persone a cui ovviamente io vorrei proprio trovare le persone come noi, perché so che ci sono. Sì, ma in questo momento le allontaneresti. Certo, esatto, quindi voglio arrivare a trovare e accompagnare le persone come noi, perché so che ci sono, so che in questo momento sono silenziose perché lo siamo anche noi. Cioè, ora comunque ci stiamo esponendo, ma lo siamo stati per tanto tempo, perché è normale, quando si è così si tende a stare molto nel tuo. Quindi io vorrei essere proprio il capo tribù. E questo l'ho letto da Seth Godin, che devi diventare però il capo il tribù delle persone come te. La cosa più difficile è che le persone devono migliorare. Cioè, noi oggi siamo qui e non siamo ancora totalmente pronti a far funzionare Roblox come azienda, perché dobbiamo ancora imparare dei pezzetti, certo. Ma siamo molto più pronti di 3 anni fa. Però oggi siamo qui perché abbiamo provato su YouTube un sacco di cose, abbiamo fallito un sacco di roba e abbiamo sbattuto la faccia un sacco di volte. Tanti di quei ceffoni che neanche avessi idea. E io ho difficoltà ad avere magari di fronte un ragazzino di 17 anni che magari, non so, prova a fare un modello 3D e dici non va bene, devi rifarlo. Trovo più facile invece come è stato per noi su YouTube, cioè tu pubblichi il video. Nessuno dice non va bene, semplicemente non fa views. E quindi impari indirettamente che evidentemente il tuo video fa cagare e ci devi lavorare. Esatto. Ecco, vorrei questo, cioè una situazione in cui mettiamo le persone nella posizione di potersi automigliorare costantemente, perché è la cosa più importante nella propria vita, e pian piano crescere, migliorare, imparare una professione e quindi poter lavorare assieme a noi. Non amo il doverti dire magari... non va bene il tuo lavoro e non sai neanche perché non va bene, perché se tu stesso non ti provi a interfacciare non capisci cosa funziona e cosa non funziona. Sì, e quindi è solo il mio punto di vista. Io te lo posso anche dire, però secondo me finché non provi non ti scolli quel pensiero, quello che hai tu, e capito? Quindi vorrei creare questa community con questo concetto di automiglioramento, ma non so come farlo. Spero di trovare la soluzione in un anno. Sono d'accordo. Altrimenti in anni, perché è comunque una cosa che voglio fare. Sono d'accordo, sono già tanti obiettivi, quindi direi che va bene così, perché sennò poi, vedi, siamo troppo ambiziosi, ne spariamo troppi e ne raggiungiamo la sì, metà. Sì, poi c'è quindi... il studiare ancora di più, leggere ancora di più. Sì. Ce ne sono. Però questi 7, vediamo cosa succede tra un anno. Fatelo davvero anche voi, totalmente diversi da noi, cioè ovviamente noi siamo in questa situazione, in questo momento della nostra vita, alla nostra età e tutto quanto, voi potete essere alle scuole superiori, potete essere all'università, potete stare cercando il lavoro che volete fare nella vita, per ognuno sono diversi e per ognuno sono importanti a modo proprio, quindi pensate a quello che vorreste da un anno ad ora e magari scrivete in un foglio o fate un mini video che vi tenete per voi stessi e che poi riguardate. Esatto, tra che un anno. Poi però la cosa carina è tornare tra un anno a settembre a vedere cosa siete riusciti a fare e cosa non siete riusciti fateci a fare. Fateci almeno sapere se lo fate, perché non vi chiedo di condividerlo, che magari alcuni scriveranno cose molto private che ovviamente uno poi non, magari non vuole mettere su internet, quindi almeno però fateci sapere se avete fatto qualcosa
in questo campo qua, non so più come dirlo, però se avete capito, no, perché comunque poi non è che gli voglio dire condividere, no, cioè, certo. Se lo volete condividere ci fa anche piacere, ci mancherebbe altro, però non voglio che sia un obbligo, perché ognuno sì. È a modo suo. Quindi ci fermiamo, speriamo vi sia piaciuto questo video, sono curioso di venire l'altro anno a pensare qualche deficiente, però sarà bello. Sicuramente lo sarà penso. Bello per quello. Noi siamo sempre deficienti, io ogni volta che mi riguardo indietro penso, ah, guarda che deficiente. Ed è bello per quello. Lo penserò anche tra un anno. Ci vediamo nel prossimo video o tra un anno, entrambe le cose. Ciao.